sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Forna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home. La tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Lecco e Albino Leffe si affrontano alla Riga Monticepi per l'ultima giornata di campionato che darà i propri verdetti in questa stagione 2020-21 per i playoff e per i playout, con il Lecco che vuole riscattare la brutta prestazione con la Lucchese. Sedicesimo, Iocolano dal corner, dentro Merlissana, colpo di testa. Nessun problema per Savini, non riesce a dare forza il capitano Bluceleste. Alla conclusione, calcio d'angolo al 26esimo, dentro il pallone, arriva l'incocciata vincente per il vantaggio di Borghini, ma nessuno va a contrastare il numero 33 dell'Albino Leffe, che porta in vantaggio gli ospiti. Diego Borghini, sono passati 26 minuti, il vantaggio dal corner, prende il tempo alle spalle ai difensori dell'Ecco, cioè Bolzoni e Raggio e Merlissala, che vengono anticipati. 1-0, poi 3 minuti più tardi, poco più, dentro il pallone splendido per il 22 Manconi, che si incunea, apre sulla destra per Petrungaro, il diagonale vincente ed è 2-0 Albino Leffe poco prima della mezz'ora. Tutto troppo facile però per i bergamaschi nel burro del centrocampo e poi della difesa bluceleste. Albino Leffe ha buon gioco, rivediamo qui la giocata di Manconi, resiste anche a una carica da dietro di Raggio, poi apre a destra, anzi non riesce a chiudere per il diagonale vincente di Luca Petrungaro, che fa 2-0. Albino Leffe mette già in ghiacciaio alla partita dopo mezz'ora. 46esimo, Iocolano vede fuori dai pali Savini, questo è sicuramente un tiro in porta più che un cross sbagliato del 17 bluceleste, ma la palla va fuori di pochissimo. Nella ripresa il Lecco prova a reagire subito, Mastroianni dentro per Magni, uno spento Magni. Mastroianni si prende subito questo calcio di punizione interessante dai 20 metri. Sulla palla naturalmente va Simone Iocolano col destro. E che destro di Simone Iocolano, che la infila all'angolino, battuto Savini che nulla può. Splendido tiro a giro, una posizione che non si addice al destro, ma quello di Iocolano è talmente educato che può metterla anche da lì sul palo del portiere. Calcio d'angolo, sempre Iocolano, prova Capogna a schiacciarla, Savini ha un guizzo sotto la traversa, va a deviare in calcio d'angolo la palla di Capogna. Ancora colpo di testa di Merlissala, ancora una volta non riesce però a mettere il 19 bluceleste capitano forza nella sua conclusione in gioco aereo. Iocolano cerca il bis, la palla però non si abbassa a sufficienza, sempre su quel palo. Capoferri, bella l'imbeccata, nella ripresa cresce l'eco che ci prova per Capogna, anticipato. Si lamentano i giocatori dell'Eco, anche Capogna. Non c'è nulla però secondo il direttore di gara, signora Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, che però espelle Zotti, paratore dei portieri dell'Ecco. Dalla panchina, praticamente da bordo campo, viene espulso Marotta. Cambio gioco al 68esimo. Razzi a sinistra, italo brasiliano le finte, sterza centralmente, prova la conclusione però sul primo palo, troppo morbida per Savini, e a buon gioco. Altra parte Tomaselli, si rivede al 70esimo l'Albino Leffe, dentro il pallone morbido, arriva Gusu che si mangia il 3-1 sul secondo palo, è tutto libero, indisturbato, non riesce però a mettere dentro. Pallone per Azzi, siamo nelle fasi finali, dentro cross morbido, palla se la ritrova lì Iocolano che cerca uno spazio per il tiro, arriva sul primo palo, cerca di chiudere la conclusione, la deviazione però, troppe maglie biancorosse dell'Albino Leffe davanti, ancora Azzi. Prova la conclusione in due tempi Savini, il mancino di Azzi all'84esimo. Poco dopo dentro un altro pallone, se lo ritrova Iocolano sul destro, morbido, il pallone dentro per Mastroianni, Savini anticipa tutti. Sempre l'Eco nel forcing finale con Iocolano.
Le finte di Iocolano. Tacco per Capoferri, la finta di Capoferri che si riporta la palla sul mancino, prova una conclusione violenta che fa la barba al palo, c'è anche deviazione. Grande occasione per il Lecco per segnare il 2-2, ci prova con generosità nel finale il Lecco, ma un tempo di fatto il primo consegnato agli avversari, diventa troppo difficile riuscire a recuperare la partita. Finisce 2-1 con la vittoria dei bergamaschi, il Lecco chiude al sesto posto ai playoff, sarà primo turno contro il Grosseto domenica prossima.